Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Intervalli di trading all'interno dei mercati di Bitcoin continuano a restringersi, segno che l'incertezza rimane all'ordine del giorno per la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Allo stesso tempo, la quota di Bitcoin nei mercati globali delle criptovalute continua a crescere, un'indicazione che lascia l'asset digitale rifugio sicuro per gli investitori. Berkshire Hathaway ha rivelato di aver iniziato a investire in Capital One Financial Corp, mentre ha abbandonato gli investimenti in altri quattro titoli, poiché la società gestita da Warren Buffett ha ridotto la sua esposizione alle azioni. I prezzi del petrolio sono aumentati, poiché i traders hanno tentato di bilanciare una prospettiva migliore per la domanda globale da parte dell'AIE con dati economici cinesi deboli. L'AIE ha alzato le sue previsioni per la domanda globale di petrolio quest'anno, affermando che il consumo mondiale di carburante aumenterà di 2,2 milioni di barili al giorno nel 2023. L'ultima sessione ha visto la sterlina britannica crollare dello 0,3% contro il dollaro americano. Il ROC indica un'opportunità di selling. Il prezzo di euro-dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il CCI indica un mercato oversold. Il dollaro australiano è sceso dello 0,6% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI sta dando un segnale sell. Il dollaro americano ha avuto un leggero aumento dello 0,2% rispetto allo yen giapponese nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale buy che coincide con la nostra analisi tecnica generale. Il Westpac Leading Index dell'Australia sarà rilasciato alle 0,30, le esportazioni del Giappone alle 23,50, le importazioni del Giappone alle 23,50. L'Housing Stats degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12,30, l'indice armonizzato dei prezzi di consumo dell'Unione Economica e Monetaria alle 9, la 10-year bond auction della Germania alle 9,30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.